Benvenuti dal palazzetto Mola di Santa Maria di Fondi per il match valevole per la prima giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie 2 femminile, girone C. In campo Visfondi e PMB Futsal Roma. Dunque 9 punti per la Vis e 10 per il PMB, ma in questo girone di ritorno, per parola dello stesso Mister Cibelli in settimana, coadiuvato anche dal bomber Ilaria Palomba, la Visfondi in questo girone di ritorno ci terrà a recitare un ruolo da protagonista, accompagnate dalla giapponese Ayaruyama e da Ilaria Palomba. Schema del PMB Futsal, che prova a ripartire sempre con Abbagnale, il pallone non uscito, dentro Munoz, prima grande occasione della partita per il PMB Futsal con Munoz. Si è popolata un pochino la tribuna intanto del Mola di Santa Maria. Aruyama arriva la prima grande occasione. Aruyama recupera palla, Acevedo se ne impossessa, cerca e trova Palomba, la conclusione ancora di punta, sta prendendo la mira Bugs Palomba, palla per Sofia Acevedo, larga per Palomba, punta un avversario Ilaria, se ne va in bello stile, ancora molto bene Ilaria, dentro per Lavado, palla che si perde sul fondo, ma qualche problemino per Francesca Capodiferro che va subito a curarsi. Acevedo il destro a rete, Sofia Acevedo per la seconda partita consecutiva gonfia la rete sull'assist di Federica Marzi. Un cioccolatino, quello regalato da Federica Marzi a Sofia Acevedo. Acevedo, Zomparelli, Popolla, grande giocata di Acevedo, lascia sul posto un'avversaria, sempre Acevedo, va giù al limite quasi, l'arbitro non fischia, un calcio di punizione che ci pareva netto francamente. Si prosegue, Marzi però recupera palla, può buttare fuori il pallone, non si ferma Federica, va verso la porta, ne salta una, ne salta due, ancora Marzi sola davanti al portiere, Marzi con il destro, palo clamoroso e poi prova a far fuori Zomparelli, a Bagnale, salta Popolla, a Bagnale con il destro, Zavettieri, la sensazione è che cercherà una conclusione, va proprio lei con il destro, palla che si alza durante la traiettoria. Zomparelli, ancora Aruyama, parte opposta per Lavado, fermata da Guadalupi, è andata giù Lavado, forse è stata colpita Guadalupi, beffa Zomparelli, la palla nel mezzo ed è incredibile la rete del pareggio del PMB con la numero 7 Rago. Ci siamo fatte sorprendere su un'azione apparentemente innocua a 3 minuti dal termine del primo tempo con Guadalupi che è riuscita a beffare la Zomparelli. Zomparelli, Aruyama cerca una giocata, va via Aruyama, la grande giocata per Marzi, la palla che non entra nonostante un flipper nell'area di Palomba, cerca dall'altra parte, la trova Lavado, ancora per Palomba, non si chiude l'1-2, Aruyama, Acevedo, Palomba con il destro, Palomba a rete, all'improvviso una fiondata dai 10 metri, Ilaria Palomba trova un gol importantissimo per lei, per la Visfondi e per il proseguo, forse ci auguriamo, della stagione. Porta opposta Acevedo, Marzi per Acevedo, fa fuori un'avversaria, Acevedo, palo clamoroso, ritorna a Marzi con il destro lei, Acevedo, Lavado, prova il destro Ruth Lavado e la grande respinta in calcio d'angolo da parte di Pescante. Calcio d'angolo, palla dietro per Acevedo, resta lì Palomba, il tiro, deviazione Zomparelli, miracolo clamoroso. Aruyama, e poi ancora lei per Popolla, vorrebbe 1-2, Aruyama tocco sotto palo, incredibile, altro palo per la nostra squadra, poi Marzi col destro deviato, bella l'iniziativa Rago, stoppa male questo pallone, Marzi allora serve Popolla che può calciare, lo fa Giulia, traversa terzo legno. La rimessa laterale della Visfondi con Zomparelli che cerca e trova Palomba. Palomba con il destro! La chiude lei ancora una volta contro il PMB. Giustizia l'avversario per il terzo anno di seguito. Ilaria Palomba arriva a quota 9 con la doppietta di oggi e si lascia alle spalle un momento poco positivo. Poi però si torna su Bagnale, forse un fallo, l'arbitro non lo ravvisa, Guadalupi cerca e trova Accorsi, attenzione siamo scoperti Accorsi, palla sul fondo, lo serve a Marzi,
Marzi cerca di trovare da Palomba. Marzi, la porta è vuota. Marzi, Marzi, va via. Marzi è sola. Marzi con tutta la sua rabbia scarica il pallone in porta e mette l'ombrellino nell'ondrink. Visfondi 4, PMB Futsal 1. Scrive la parola fine sulla partita. A quota 12 punti in classifica e continua a risalire la classifica. 4-1 Visfondi sul PMB e ci tiriamo fuori con queste ultime due vittorie consecutive da un momento davvero molto difficile. Applausi per le fondane, per la squadra di Cibelli che quest'oggi a tratti ha anche espresso un ottimo calcio a 5. L'onore delle armi per il PMB che comunque ha provato a ribattere come poteva.